Seggi aperti dalle 7 di questa mattina in Polonia. 30 milioni di elettori sono chiamati a decidere nel ballottaggio chi sarà il presidente nei prossimi 5 anni. Ma in gioco ci sono anche i rapporti con l'Unione Europea e la scelta tra una crescente integrazione o un allontanamento da Bruxelles per privilegiare una visione nazionalista. La prima opzione è rappresentata dall'attuale capo di Stato Bronislav Komorowski, sostenuto dal partito liberale di centro Piattaforma Civica, che governa dal 2007. Komorowski, che il 10 maggio era arrivato secondo, è risultato in testa negli ultimi sondaggi. Lo sfidante Andrzej Duda, del partito di destra Diritto e Giustizia, è invece contrario all'ingresso nell'euro. Duda, che al primo turno era in lieve vantaggio e gode dell'appoggio della Chiesa polacca, propone la reclusione per chi si sottopone alla fecondazione assistita. L'ago della bilancia sarà quell'elettorato che al primo turno ha dato il 20% dei consensi al terzo incomodo, Paweł Kukiz, cantante e attore prestato alla politica. In Polonia è il premier a guidare il paese, ma il presidente ha potere di veto e di iniziativa legislativa. Alle 21 la chiusura dei seggi e i primi exit poll.